situazione potrebbe diventare esplosiva. Abbiamo già 12 casi all'interno e potrebbe aumentare, perché la situazione francamente non so definirla, perché dall'esterno non è possibile farlo. All'interno c'è solo una infermiera che con grande spirito di sacrificio è tornata a lavorare. Però, poverina, non vorrei essere nei suoi panni. E tutta nelle parole del dottor Virgilio Linfante, medico di medicina generale di San Giorgio Lucano, la preoccupazione dopo la notizia del focolaio di Covid-19 nella locale casa di riposo. Dei 36 tamponi processati, 15 sono risultati positivi. 12 riguardano gli ospiti della struttura e 3 operatori, di questi un caso a San Giorgio e altri 2 a Rotondella e a Senise. I 3 operatori contagiati si trovano in isolamento nelle loro rispettive abitazioni, mentre i 12 ospiti si trovano tutti al secondo piano della struttura, isolati dagli altri 9. Per fortuna tutti e 15 risultano asintomatici, attualmente sono 5 gli operatori presenti nella casa di riposo, tra cui l'unica infermiera di cui parlava il dottor Linfante. Ai 15 si aggiungono altri 4 casi precedenti che riguardano il comune di San Giorgio Lucano, di cui uno domiciliato a Senise. Abbiamo provato a raggiungere telefonicamente il direttore della casa di riposo, Lorenzo Campa, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni. E intanto anche i comuni limitrofi a San Giorgio si stanno organizzando con un rafforzamento dei controlli. In particolare a Senise si è riunito il centro operativo comunale. C'è un contagiato che abita a Senise ed è un cittadino di Senise. Io oggi ho fatto il provvedimento di messa in quarantena, ma lui già da qualche giorno stava in quarantena. Proprio ieri l'ho sentito e mi ha comunicato che, pur essendo positivo, non avverte alcun sintomo che possa, diciamo, risalire ai sintomi del coronavirus. Per cui, diciamo, tra virgolette, stiamo abbastanza tranquilli. È isolato ed è seguito sia dal medico curante che dal servizio sanitario, per cui, diciamo, questo mi fa ben sperare. E quindi la polizia municipale farà dei controlli per verificare chi sono, giusto per avere poi una mappatura delle persone che sono venute qui nel nostro comune a fare la spesa, e se succedesse qualcosa possiamo risalire un po' a tutta la filiera dei contatti, anche se mi dicono che davanti ai supermercati, davanti ai negozi sono molto disciplinati, e anche i supermercati hanno adottato tutte quelle misure di distanziamento sociale cosiddetto, che consentano di lavorare in sicurezza, ecco.